Una delle perplessità più diffuse su questi vaccini è come hanno fatto a farli così in fretta. La risposta direi che è quasi banale, perché è facile fare i vaccini in questo modo. Perché fare i vaccini in questo modo vuol dire saltare tutta una serie di step che ci costringono a avere dei tempi molto più lunghi per i vaccini tradizionali. Facciamo una differenziazione. Quali sono i vaccini tradizionali? Sono vaccini che utilizzano virus vivi attenuati, per esempio il vaccino del morbillo, il vaccino della varicella. Sono vaccini che utilizzano virus uccisi, sono i vaccini che si utilizzavano qualche tempo fa, per esempio, contro l'influenza. Sono vaccini che utilizzano specifici antigeni, cioè specifiche parti della capsula di virus e batteri, verso i quali dare la risposta antigenica, e poi infine abbiamo i vaccini che vengono prodotti contro le tossine, e questi sono i vaccini come per la difterite e per il tetano.